Eccoci, eccoci, buonasera a tutti. Insomma, prima ho fatto un errore eh, perché mi è partita la, una diretta mentre stavo eh, guardando degli appunti e avevo il tartolino che guardava i pigiamini. Quindi, insomma, <ride> dai, allora vediamo un attimo che so che state arrivando. Eccoci, bene, bene. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, insomma, stasera faremo una diretta eh, abbastanza tecnica, quindi insomma parleremo di, di un po' di cose che magari conoscono soltanto i professionisti o le persone veramente del settore, ma soprattutto produttivo più che commerciale. Ciao Vittorio, ciao, ciao caro Vittorio Bagnarolla. Allora, cosa mi racconti Vittorio? Ieri ti ho visto... Eh, insomma abbastanza eh, da osservatore di solito parli parli tanto grande Vittorio Vittorio è forte perché nelle, nelle dirette nelle, nei masterclass in aula ha sempre mille domande questa cosa mi piace molto ciao caro Antonio Rinaldi buonasera a te ciao Federico ciao Federico buonasera benvenuto ciao grande Simone eh, Simone sta, ehm, è il coach formatore per eh, il corso da mediatore marittimo che eh, stiamo ovviamente facendo per la preparazione all'esame. Quindi insomma ha fatto un weekend super ci è piaciuto moltissimo. Eh, quindi va bene. Eh, poi c'è Yuri Piscedda. Ciao Yuri. Poi c'è Daniele Basso, l'ho detto bene Iuri. <ride> Ho preso un cicchetto da Diego oggi. Eh, Daniele Basso, ciao Daniele, benvenuto. Fabrizio, ciao caro, la nostra super schipperona. Ciao Barbara, come stai? Eh, insomma, visto l'una rossa, 1-1, <ride> uno uno, ci ha dato un po' di soddisfazioni, dai, solo che è durissima. Però, vabbè, come dicevi tu prima, tutte le cose sono dure quindi. Va bene, eh, insomma la vita è fatta di, di cose eh, toste, però va bene, dai. Eh, solo che sai che il nostro Paolo Cori, eh, insomma è il mio referente, il nostro amico, dove si parla di tecniche, di, eh, di carene, eh, dice sempre che siamo stati troppo conservativi nella, nella progettazione di Luna Rossa. Del, cioè, del, del, della barca, poi eh, mi parla di cose talmente tecniche, ragazzi, che insomma a volte faccio fatica, però eh, sarà con noi il 2021: Paolo. No, eh, il nostro super Paolo Cori, eh, progettista sicuramente eh, di Grido perché a me piace molto perché ha fatto tutte cose che, che vanno benissimo. Cori corri, passa. Passano... Dai, vai vai, passa passa, corri <ride> e quindi praticamente non sono a casa e... è uscita la matita dalla doccia è... è leggermente nuda <ride> piccolino, si vergogna però diciamo che Paolo Cori super perché è veramente è un grande e Paolo mi diceva insomma, che ovviamente ha, eh, New Zealand ha qualcosa in più poi è chiaro che ragazzi eh, le gare sono fatte da, da persone, quindi ci sono gli skipper, come le auto le guidano i piloti, ovviamente poi un, la differenza la può fare anche, anche l'equipaggio, basta un errore per fare dei casini con quelle super barche che fanno 40, fa 40 nodi, quindi insomma ci sta. Per cui dai, vediamo, vediamo, Barbara, insomma facciamo il tifo, eh, dai. Eh, speriamo di festeggiare, perché faremo veramente, se fosse una festa enorme... E per l'Italia sarebbe una cosa strepitosa, Massimo Conte. Ciao, Massimo. Il nostro super Fabio Rossi, ciao, carissimo Matteo Romanello. Ciao, ehm, Vittorio. Volevo farti una domanda la prossima volta. Avrò modo, ma certo, figurati. Ehm, va bene, Franco Berto. Ciao, poi Max Canales. Ciao, grande Max. Eh, più Turchetta, Maurizio Colliva, Rosa, Rosa Profilo, ciao Rosa, è un po' che non ti vedo, Davide Amato, Frederick, ciao, poi Gaetano Giordano, Antonio Pizzitora, ormai super mastercast, nostro Daniele Rutigliano di Re Giuseppe Messina. E eh, devo dare il benvenuto anche eh, ad Attilio, Attilio Pecchio Girindelli che è un nuovo mastercast quindi insomma entrate tutti alla grande quindi insomma faremo delle grandissime cose perché insomma abbiamo un gruppo in netta crescita considerando che ci sono un sacco di persone che stanno entrando e tanti punti che stiamo aprendo perché comunque eh, siamo in firma con altri due punti no e, e quindi insomma ci stiamo veramente eh, allargando alla grande ciao Luigi Luigi Muscente benvenuto quindi allora parliamo Ragazzi, questa sera di Politecnica di tecnica, di laminazione, i processi produttivi, quindi parliamo di resine, gel cot, eh, mat, i tipi di, di laminazione, insomma facciamo una carrellata, chiaro che siamo una mezz'oretta, quindi facciamo tutte cose abbastanza veloci perché sono argomenti molto diciamo, eh, lunghi e argomenti anche molto interessanti che affronteremo. Ovviamente nei vari nostri meeting. Eh, oggi è giusto perché eh, si parla sempre di, di commercio. Stavolta voglio ovviamente glissare su eh, per farvi capire anche eh, quanto è importante eh, sapere insomma eh, un po' come funziona, perché poi quando dovrete andare a vedere delle barche, fare insomma. Degli, delle, delle valutazioni è giusto avere diciamo anche la parte tecnica praticamente eh, insomma che sapete governare ciao chilio ti, ti stavo salutando proprio prima di buonasera quindi allora andiamo a vedere un attimo la tabella di laminazione no eh, allora 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 siamo un po' avanti però che ho sbagliato slide scusate la classica tabella di laminazione è quella che praticamente eh, un produttore deve avere in mano per produrre un'imbarcazione. No, scusate se sentite ragazzi un po' di, di, di casino di voci, c'è un mio figlio di tre anni che sta giocando, ovviamente sono in diretta da casa, quindi eh, dovete avere un po' di pazienza. Ok? Eh, tato? tato dato voce un po' bassa perché papà sta parlando grazie <ride> quindi la linea di laminazione è una cosa importante che serve proprio a capire come deve essere prodotto lo scafo ok e una cosa importante è che eh, in base alle cose che andremo a mettere all'interno dello scafo quindi quello che prevede la tabella di eliminazione eh, ovviamente eh, determinerà la meccanicità dello scafo. Cosa vuol dire la meccanicità dello scafo? Io faccio sempre eh, l'esempio del classico piatto doccia. No? Anche il piatto doccia, eh, può essere, alcuni sono fatti in vetro resina, no? ma eh, eh, viene stampato praticamente, ma chiaramente non ha meccanicità, perché se tu fai con quello stesso procedimento, una barca alla prima onda si, si, si romperebbe. Quindi diciamo che più ha spessore, ma, ma più, che, più che ha spessore più ha dei prodotti che consentono a, alla flessione dello scafo nell'onda no? e quindi a, a, diciamo in qualche modo a, ad essere non troppo rigido ma robusto no? e ovviamente eh, più ha dei, dei prodotti più meccanicamente lo scafo robusto considerate che ci sono delle barche come dei pershing che viaggiano a 50 nodi no, e pesano 20 15 tonnellate 20 tonnellate quindi insomma sono barche grandi no, che a, a 50 nodi quindi a quasi 100 km all'ora oltre 90 km all'ora no, vanno eh, praticamente su delle onde anche di eh, con mare anche forza 3 o 4 se lo scafo non avesse una meccanicità importante si romperebbe no, alla prima onda okay? quindi è molto molto importante per cui, tabella di laminazione no? la laminaz io spero che riusciate a leggere perché comunque eh, diciamo che l'ho fatto così oggi non ho usato la lavagna perché non ce l'ho a casa e, quindi questo è un esempio di una tabella di laminazione con uno scafo veloce perché chiaramente se tu hai uno scafo che eh, è dislocante, una barca dislocante, quindi vuol dire che non plana nell'acqua. No? Per cui fa i, 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 i canonici 8-9 nodi. No? È chiaro che lì è sufficiente avere un tipo di laminazione completamente diversa. Ok, però diciamo che noi abbiamo lo scafo, praticamente, no? eh, che è la, che è, che è il, la femmina del. Del prodotto. Voi considerate che le barche, quando vengono prodotte, vengono fatte ovviamente in, in, con un robottino, bene ovviamente, eh, preparata tutta, tutta la parte dello scafo in scala 1 a 1. No? Quindi, insomma, si mettono delle sagome in legno molto grandi, un legno ovviamente pressato duro, ma che può essere lavorato da un, un robot che praticamente ricostruisce in base al progetto in 3D che viene ovviamente eh, fatto ricostruisce esattamente la carena e lo scafo no, eh, per come è stato disegnato in scala 1-1 poi quello scafo viene carrozzato in gergo vuol dire che viene praticamente eh, verniciato, stuccato e verniciato come se fosse una un'autovettura appena uscita dalla concessionaria e ovviamente lì sopra vengono poi fatti, fatti gli stampi in negativo. Okay? Quindi una volta che voi staccate lo stampo, no, avete diciamo, la parte che può essere buttata perché comunque eh, serviva per fare proprio il primo pezzo, che è lo, lo stampo definitivo, e da lì vengono creati no, vengono fatti i maschi per poter ovviamente eh, creare poi le barche. Nello stampo tradizionale che voi vedete, no? che, insomma, che sono lunghi, so, è a forma di barca, perché eh, fa, lo scafo, fa lo stampo della barca, lì sopra dovete applicare questa tabella di laminazione. Cosa viene fatto all'inizio? Cioè, vengono dati praticamente, eh, intanto viene data la cera, sette mani di cera, no? quindi viene data, viene tolta, viene data, viene tolta, no? e dopo aver messo sette mani, ovviamente quello serve perché nel momento in cui andate poi a verniciare con il gel tutto lo stampo e vengono date praticamente almeno due o tre mani. Sicuramente la terza mano dove c'è: insomma, è nei punti più importanti, ovviamente, eh, non si deve poi attaccare allo scafo, cioè deve essere una cosa che si può staccare. Quindi viene data prima la cera, da cera si danno due o tre giri. Ovviamente, noi li chiamiamo giri no? Eh, in gergo, perché comunque fa il giro dello scafo, no? E ne diamo due o tre no? proprio per avere un, diciamo, un certo spessore eh, di gel viene chiaramente, anche questo può essere dato in, diverse, in diversi modi, può essere dato a spruzzo può essere dato ovviamente a, eh, con un robottino quindi lo puoi fare con un robot che praticamente spruzza, lo puoi fare con una persona fisica che, che spruzza a mano, oppure lo puoi dare a rullo, no? proprio con come poi si fanno Ehm, eh, come, come si verificasse una parete, quindi insomma diciamo che ci sono diversi, diverse tipologie di, di, di applicazione, ma vengono fatti sempre questi due tre giri. Poi si applicano praticamente i mat, i mat sono de, 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 de scuo, delle stuoie, quindi è un materiale no? è fatto. Adesso ve lo faccio vedere fatto in questo modo. Questo, per esempio, a destra. Eh, è un accoppiato no? perché ha praticamente è una specie di, di stoffa accoppiata, cioè intrecciata, e invece questo è il classico MAT che viene suddiviso in 350-500 o, o 400-450 e 800 in base agli spessori. Okay? Quindi eh, la differenza tra un MAT 300 e un MAT 800 è soltanto lo spessore e non la tipologia di materiale. Però tornando un attimino proprio a, alla tabella, eh, è chiaro che, spero che, vedi, che vedete bene. Eh, è, è chiaro che eh, dopo aver dato il gelco, magari date una mano, fate un giro completo di questa, di questa stoffa, chiamiamola stoffa, ma comunque è, è, si chiama anche pelle. No? Di questa pelle, messa praticamente in, in tutto lo scafo, quindi deve aderire perfettamente. E poi ovviamente viene eh, resinata con una resina, resina liquida. Adesso andiamo a vedere anche tutte le varie resine, vediamo tutti i vari prodotti, però questa resina, essendo ri, liquida, no, eh, ovviamente deve essere aggiunta in percentuale in base alla temperatura dove viene laminato. Cioè, se tu praticamente lamini eh, in una temperatura eh, in un posto dove è molto caldo, magari hai i tuoi 25 gradi. Ovviamente devi usare poco cat catalizzatore in percentuale, adesso dico percentuale a caso, magari devi utilizzare l'1% di catalizzatore. Il catalizzatore è lo stirene e lo stirolo, no? che ovviamente inserito in dentro alla, re alla resina liquida no? ti consente poi di farla indurire. Ok? Quindi praticamente senza, di, senza quello non si indurirebbe e per cui non, 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 avrebbe, non, far, non partirebbe quel processo chimico che poi insomma, determinerebbe le, insomma, lo spessore del, dello scafo. Eh, quindi una volta messo il primo matto, si fa un giro di resina, no? si aspetta l'asciugatura, questa per ovviamente la produzione manuale, perché poi qua potrete andare a vedere che le tabelle di eliminazione, scusate, la laminazione. Le tipologie sono diverse. C'è il manuale, il com la compattazione con vuoto, c'è l'infusione o l'RTM e il prepeg in autoclave. Poi dopo le andiamo un attimo a vedere cosa sono. Però diciamo che sto parlando attualmente della ovviamente eh, dell del, dell del, mh, della laminazione manuale. Quindi dai, questo giro di 300. Eh, quindi resini, poi dai un altro aspetti che si asciuga. Dai un 450 che ha uno spessore diverso. Vai, ovviamente, poi a ridare sempre la resina in tutto, in tutto lo scafo. E poi magari aggiungi <coughs> l'accoppiato. L'accoppiato che è quella che abbiamo visto prima, no? che era sulla destra, che è quella, quel tutto intrecciato. L'accoppiato praticamente è un prodotto che meccanicamente. No, è molto più potente di questo di sinistra ovviamente ha un costo molto elevato però gli dà tanta meccanicità quindi la barca diventa veramente molto molto più robusta in compressione no? in compressione vuol dire quando praticamente lo scafo batte batte sull'onda quindi eh, ha una certa elasticità <ride> E le staticità, però praticamente è comunque robusta e non si rompe. La copiata è importantissima. Poi vengono date ancora dei mat, ovviamente ad ogni componente viene dato un giro, ovviamente, di tutto lo scafo. Eh, poi viene messo, se vuoi dare veramente forza a questo, ehm, a questo. Eh, scafo, puoi mettere il termanto. Che cos'è il termanto? Il termanto è un prodotto leggerissimo. Quando ovviamente lo prendi in mano, ed è un, un prodotto fatto a scacchetti. No? Eh, ovviamente, si può, eh, eh, da una parte, ha una stoffa che lo tiene, dall'altra è, è aperto. Quindi, diciamo che è facilmente applicabile praticamente anche nelle curve eh, del, dello scafo ma il termanto è un prodotto che ci sono ovviamente da diversi spessori in base a quanta meccanicità vuoi dare perché c'è da, da 4, da 6, da 8, da 10, da 12, da 14 e a salire ma ovviamente quel termanto eh, una volta che viene applicato nei punti eh, importanti dove comunque tecnicamente, meccanicamente è più sollecitato con il giro poi ovviamente di resina quindi insomma eh, eh, di serie di stirolo lui si compatta e diventa ovviamente un punto molto molto robusto perché la meccanicità che dà il tremante è veramente una cosa pazzesca ehm, quindi eh, è importante diciamo vedere magari eh, come si lamina e spero di poter portare il gruppo molto presto in un cantiere proprio a vedere come si fa una laminazione io ne ho fatte tante perché avevamo un cantiere quindi facevamo circa 100 barche l'anno, per cui insomma eh, abbiamo rischiato parecchio vetro resina, però è molto interessante vedere come, com, come funziona. La tabella di laminazione, o se si legge veramente poco, io uso magari i miei appunti, eh, però diciamo che eh, andiamo a vedere un attimo cosa sono le definizioni tecniche dei prodotti resina è un termine usato in genere per indicare qualsiasi tipo di resina termoindurente, ovviamente grazie allo stirene e allo stirolo, adatta per realizzare compositi, ovviamente per il nostro settore, ma anche per altri settori. Solitamente le resine si, le resine si dividono in tre famiglie: eh, il resine poliestere, vinilestere e epossidiche. Ok, poi andiamo a vedere anche la differenza. Il rinforzo, che cosa vuol dire il rinforzo? Sono le fibre di vetro, aramide, o carbonio, quello che abbiamo visto prima sotto forme di stuoie quindi multiassiali o unidirezionali che vengono impregnate con la resina per ottenere ovviamente un composito sempre utilizzando la resina liquida con ovviamente il, eh, il catalizzatore che lo stirene lo stirolo la vetroresina è particolarmente il tipo di composito realizzato solo con rinforzi in fibra di vetro il laminato pieno che sarebbe single skin, che sarebbe una successione di strati di rinforzo, di abitamenti impregnati con resina, senza l'inserimento di anime. Oppure il sandwich, che è la laminazione che prevede due pelli intervallate da un'anima costituita da materiale a bassa densità e efficacemente unita alla pelle. Eh, ovviamente questo, queste sono delle definizioni, adesso andiamo a vedere le altre, perché c'è anche, aspetta che vado sulla slide numero 3, poi ci sono praticamente ehm, eh, le varie definizioni come la laminazione manuale che eh, prevede un'impregnazione dei rinforzi manualmente, come vi ho spiegato prima, ovviamente con tutte le cose posizionate sullo stampo, oppure c'è l'infusione, che è la laminazione che prevede il posizionamento di tutte le pelli sullo stampo a secco, e eh, quindi viene successivamente apportato un. Ehm, un sacco ehm, che ovviamente viene poi ehm, messo sotto vuoto tramite una pompa, e ovviamente eh, una pompa che spinge e una che succhia. La depressione vuoto è la differenza di pressione che si crea fra lo stampo e l'ambiente circostante per effetto dell'azione del sottovuoto del sacco. Aspetta che andiamo avanti adesso vi leggo un po' di, di definizioni tecniche. <coughs> ok. Il sacco del vuoto serve la pellicola che, viene, che, che è una pellicola di materiale termoresistente efficace collegata allo stampo per creare il volume stagno che è possibile mettere ovviamente in depressione. Il pill ply che è la pellicola di materiale plastico monouso e termoresistente usata per separare l'ultimo strato di composito dai materiali successivi. Il microforato micro che è la pellicola di materiale plastico con piccoli fori Distribuiti post sul, sul, sul pil-fly e l'areatore, il suo scopo è quello di permettere il passaggio dell'aria dell dagli stati inferiori a quelli superiori. Ok, Quindi, insomma deve passare l'aria, se no, praticamente non farebbe il sottovuoto. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. C'è anche il nostro Francesco Maccione, il nostro Agui Giovanni Gianneschi. Ciao ragazzi. L'areatore è il materiale sintetico soffice che, che ha lo scopo di evitare lo schiacciamento del sacco del vuoto e Anche di insomma, delle parti sottostanti, poi andiamo andiamo un po' di corsa perché siamo alla quinta ne Abbiamo una ventina e il tempo corre. Eh, eh, ti, fa, ti faremo avere tutto, Dani. Questo è il materiale che daremo anche alla Masterclass, perché abbiamo aggiunto, ovviamente, e ne parleremo molto di, 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 questa, di queste cose. Il Tape è il nostro sigillante biadesivo che serve per ovviamente per ehm, tenere tutto quanto il sacco senza far muovere praticamente le cose. La stazione del vuoto è costituita da una, da, da una o più pompe che aspira e sono collegate ovviamente a tutta la linea di aspirazione. La linea di aspirazione sono tutti i tubi messi nel, nel sottovuoto, no? eh, che ovviamente sono tutti lungo il perimetro dello stampo. La linea di infusione sono i tubi che collegano i serbatoi di stoccaggio. Della resina al, al, um, allo stampo, ok? Quindi queste sono le diciamo le definizioni tecniche, vado molto veloce, ragazzi, eh, che si usano quindi quando parlo di queste cose, magari insomma, speriamo che riusciate a seguirmi e a capirle bene come sono, quali sono le, tip le tipologie di laminazioni che praticamente facciamo, che ci sono, c'è cioè, il manuale la compattazione con vuoto l'infusione o l'RTM e il prepreg in autoclave poi abbiamo quello che ho, che ho praticamente eh, che abbiamo brevettato noi no? eh, che è, noi l'abbiamo chiamato in, in gergo l'app ma ovviamente serve una nominazione ad alta pressione ma la spiegherò all'evento del 2021 ok? perché comunque eh, insomma lì c'è uno studio fatto con l'Università di Varsavia di Danzica, quella di La Spezia, insieme al, all'ammiraglio di Ronascetti, che ci ha dato una mano impressionante ed era il rettore dell'Università di Ingegneria di La Spezia e l'Università della Valletta di Malta. Tre università in simbiosi hanno lavorato insieme a me ed Alberto per ovviamente mettere a punto questo processo produttivo chiamato l'app. Comunque, partiamo dalla laminazione manuale tradizionale che è stata la prima tecnica utilizzata, ma anche oggi è comunque in uso su parecchi cantieri, se ben fatta ti consente di avere manufatti abbastanza leggeri con un rapporto resina e vetro di circa 1 a 1, l'aspetto del manufatto è accettabile se si considera che è una tecnica che ha praticamente un, un costo praticamente quasi allo zero ed eseguibile un po' da tutti, no? l'unico neo sono le bolle d'aria che difficilmente... Eh, riusciremo a, a eliminare perché comunque è facile che si possono creare le bolle si possono creare per due motivi uno perché magari abbiamo una laminazione diciamo fatta da, per, da quindi da, da delle persone che possono essere poco attente a certe cose oppure magari perché eh, si lamina troppo velocemente e quindi tra una laminazione e l'altra tra un giro praticamente di matte l'altro, non si è aspettata la giusta asciugatura, per cui può rimanere un po' di, di, di stirene o di stirolo praticamente intrappolato all'interno. Eh, e quello potrebbe creare quella classica osmosi da gas, perché comunque lei nel tempo cammina questa bolla e potrebbe arrivare verso l'esterno. Quando tu la buchi, non è un'osmosi d'acqua, quindi umidità, ma da gas, quindi sentirai puzza ovviamente di gas però è un, sicuramente ancora un, uh, un procedimento abbastanza utilizzato perché è veloce, efficiente, soprattutto per miniazioni leggere come possono essere i, i portelli, i portelloni, magari insomma è troppo complicato fare il sottovuoto o comunque utilizzare altri sistemi. Quello diciamo che eh, sul manuale è molto semplice anche perché non richiede no, particolari attrezzature. Okay? L'altra la, tabella di lamin laminazione importante è la, la, quella com compatta a vuoto. Questa tecnica riprende un concetto di base della, della laminazione manuale, ma fino a loro ci verrà incontro la forza del vuoto che compatta le fibre impregnate no, e toglie, ovviamente, una buona parte di bolle d'aria. Da notare che, pur essendoci il vuoto, spesso su di importante spessore, l'aria intrappolata fra, fra i vari tessuti tra i vari strati di pelli spesso ehm, cioè difficilmente si ci riesce ad eliminare quindi è difficile comunque ottenere diciamo una, un perfetto praticamente aspetta che cambio anche slide un perfetto ehm, eh, diciamo una perfetta un perfetto sottovuoto con l'eliminazione completa del eh, del, um, dell'aria eh, quindi diciamo che eh, è una via di mezzo e ovviamente può crearci comunque qualche problema se non è fatta correttamente eh, l'altro tipo di laminazione è ovviamente quella in fusione e o le RTM che è sicuramente la tecnica ovviamente utilizzata adesso per eccellenza è sempre più usata dai cantieri a dire il vero non è semplicissimo No, farla e ottenere dei risultati sempre eh, eccellenti ma insomma la, la, diciamo che la costanza la capacità delle persone che applicano il totovuoto ovviamente più sono esperte più abbiamo un prodotto sicuramente di qualità eh, eh, diciamo che dobbiamo avere un, uno stampo che è perfettamente stagno col sacco qui la, la cosa determinante eh, la cosa che ci fa perdere più tempo è la preparazione eh, del, del sacco, perché comunque ci vogliono tanti giorni per ovviamente mettere tutte le pelli che non vengono messe manualmente, come viene fatta una alla volta, come viene fatta a mano, ma vengono applicate tutte insieme. No, quindi eh, ovviamente vengono eh, eh, tutte fissate con. Con diciamo, quel, il biadesivo che utilizziamo e vengono applicate tutte a secco. Okay? Poi viene messo questo sacco chiamato il sacco dell'infusione e ovviamente deve essere sigillato tutto perfettamente in maniera stagna. Poi ci sono cioè, tutta la linea di tubazioni no, che hanno collegate praticamente le due pompe, una di aspirazione in uscita e una di infusione, che quindi spinge. La resina che pesca con dei tubi immersi praticamente nei doni della resina liquida e ovviamente già pronta eh, con l'applicazione dello stirolo che viene praticamente eh, eh, spinta da parte di questa pompa all'interno del, del sacco. L la cosa importante è che la pompa esterna che succhia e quindi aspira l'aria. Gira ovviamente la, la resina e toglie l'aria. Quindi fa il sottovuoto e diventa ovviamente un'infusione. L'RTM è una cosa simile ed è quello che noi abbiamo sviluppato perché l'RTM è nato per prodotti molto piccoli come può essere anche poco meccanici. Il nostro LAP, che è un'evoluzione è un, è, diciamo, è un dell'RTM, ci ha consentito di avere dello stampo e contro stampo metallico ovviamente dove comunque viene applicato lo stesso procedimento del sottovuoto dell'infusione eh, è stata un'esperienza incredibile perché ovviamente insomma ci ha dato veramente dei risultati pazzeschi la tecnica richiede comunque molta esperienza laminati ovviamente complessi ehm, e è indispensabile ovviamente avere un'attrezzatura eh, adeguata e sicuramente ben ovviamente eh, eh, preparata perché se no si possono ovviamente creare eh, delle problematiche importanti ma infatti notato che parte dei materiali a fine infusione verranno staccati e gettati eh, perché ovviamente i cosiddetti consumabili perché eh, alcuni pezzi possono essere recuperati di fondamentale importanza è l'impatto comunque ambientale perché rimane tutto quando ha chiuso quindi quella puzza di resina che senti di solito nell nella laminazione manuale con l'infusione o con l'RTM o con l'app non la senti ok però mh, ovviamente abbiamo sicuramente una infusione eh, uniforme quindi abbiamo, abbiamo to togliendo al massimo l'aria abbiamo ovviamente un prodotto eh, di un'ottima qualità eh, perché ci dà veramente meccanicità, leggerezza no? e anche eh, una uniformità nella, nel procedimento. Una delle cose che però bisogna ovviamente dire, cioè un mito da sfatare, no? è che non è tutto oro quel che luccica, come si dice, e ovviamente sono andato avanti e eh, quello che oggi praticamente bisogna dire che tutti quelli che dicono che un laminato in infusione non contiene aria, in realtà, non, è affatto, eh, non sono affatto esperti di infusione perché ci sono diversi fattori fisici. L'aria è praticamente impossibile da eliminare completamente. Per essere critici, diciamo che da studi scientifici è stato risultato che un'infusione perfetta contiene almeno il 2-3 d'aria e Parliamo comunque di micro bollicine che si possono anche essere visibili ad occhio nudo. Quindi è vero, che è, diciamo l'infusione è l'ultima frontiera. Sicuramente è una delle innovazioni che sta andando per ragione, ma ragazzi, non è ovviamente mh, vero che sia eh, che sia perfetta, perché comunque l'aria è impossibile da togliere eh, dappertutto. Poi abbiamo il prepeg in autoclave. L'autoclave è una macchina molto costosa, è una specie di cisterna dove al suo interno è possibile impostare una determinata pressione, quindi temperatura e vuoto all'interno del sacco ed è l'evoluzione praticamente un po' dell'app che abbiamo fatto noi. Questo ovviamente favorisce una cottura veloce e perfetta del nostro laminato, il quale sarà esente da imperfezioni quali bolle d'aria ed avrà ovviamente un'uniformità pazzesca, ma sarà sicuramente... Eh, esente da praticamente eh, arie rimaste all'interno. Eh, diciamo che è come avere praticamente eh, insomma, un prodotto veramente di alto, di alto livello. Eh, il procedimento poi segue quasi come nell'infusione: no? eh, il procedimento interrompendosi l'entrata dell'aria che non c'è perché, ovviamente, non è presente. Quindi ci dà nel pacchetto eh, un, un laminato di un livello veramente incredibile. Okay? per cui è, è ottimo, ma sicuramente è, è troppo costoso per fare una produzione, eh, diciamo, in serie di, di, di prodotti da vendere poi sul mercato. Diciamo che forse può essere una cosa fatta per barche da, da regate, probabilmente forse ci avranno fatto anche magari luna rossa o qualche altro, ehm, qualche altro prodotto da corsa eh, parliamo un pochino di gelcott andiamo a vedere il gelcott, che aspetto ha, cos'è è ovviamente una vernice molto densa eh, ma non è una semplice vernice perché è, un compos un compos è composto da una parte di resina e una parte di pigmenti e una parte di carichi incerti, tutto questo si aggiunge a quello che è il componente chiave che rende particolarmente questo materiale così utilizzato nel nostro settore, nel nostro mondo. Eh, ovviamente è un prodotto che ha delle caratteristiche, perché qual è lo scopo del gel e a che cosa serve? Il gel serve mh, per rispondere a queste domande, abbiamo analizzato anche quali sono le caratteristiche fondamentali di questo materiale. Eh, e infatti, è una sostanza che, applicata, se applicata correttamente, va a creare uno stato protettivo liscio, no? quindi liscissimo come se fosse una, un, insomma, un prodotto verniciato. Eh, può essere anche lavorato sull'antisdruccio oppure ultra compattato senza porosità. La cosa importante è che il gelcoat è la barriera in grado di proteggere il, tutto il composito che c'è all'interno. Da danni ovviamente, insomma, da infiltrazioni d'acqua perché è vero che l'osmosi nel tempo si crea quando hai un gel cot non di qualità e con il tempo la vetustà rovina il gel cot, e quindi crea ovviamente un'acquisizione di, eh, di umidità. Quello crea nel tempo l'osmosi. Se tu usi un gel cot molto buono, soprattutto in carena, ti consente di avere una protezione maggiore. E quindi la differenza di gel del prodotto del gel è importante quando viene ovviamente prodotta la barca. Una cosa importante sarebbe: ma questo non lo fa nessuno. Sapere ogni cantiere che tipo di gel usa. Ovviamente tu vedrai che ci sono barche magari più costose che usano gel cot di un certo tipo, che possono costare anche 40 litri l'ora. Qualsiasi 40 litri al chilo, 40 euro al chilo mentre magari i jackpot molto economici possono costare anche 5 euro al chilo, anche 2 euro al chilo. Quindi c'è tanta differenza e questa differenza per le persone che non conoscono la, la produzione non, non viene notata e non, la, non, non potranno mai capirlo, no? ma bisogna avere un minimo di cultura no? nella, nella tipologia dei prodotti che vengono utilizzati nei vari cantieri, proprio perché è comunque un è un argomento da, da, da utilizzare per poter vendere magari una barca piuttosto che un'altra. Un I vari tipi di gelco, c'è cioè l'ortoftalico che è il più comune tra i gel, gelco che si possono trovare in commercio. Come si suggerisce il nome composto? Come suggerisce il nome composto a partire da una resina poliestere e una ortoftalica? Eh, si tratta di un prodotto comodamente lavorabile e ben stendibile Viene utilizzato soprattutto in campo industriale, ma non invece il massimo a livello nautico. Ovviamente insomma, va bene, secondo me, per farci magari i piatti doccia. Si tratta infatti di un'opzione che non si coniuga bene con il nostro mondo, con quello marino. Però andiamo a vedere eh, altri tipi di gelco, cioè l'isoftalico. Qui invece abbiamo un gelco a base di resina isoftalica e quindi è molto più adatta per essere utilizzata nel nostro ambiente, quindi nel settore nautico, si tratta di un prodotto dalle notevoli proprietà meccaniche, proprietà meccaniche vuol dire che regge di più, quindi fa meno ragni e quando è sotto stress perché magari è in navigazione, tutte le botte che prende questo tipo di gel è, è più meccanico, e quindi vuol dire che è più robusto ma anche più morbido, quindi e soprattutto una cosa molto importante offre una resistenza all'acqua superiore a, a, ad altri tipi di gel e eh, eh, quindi insomma questo è il prodotto più utilizzato per ovviamente eh, fare poi insomma eh, le barche e quindi utilizzato nel nostro settore il gel neop neop neopentilico si tratta di un ulteriore salto di qualità eh, è un'evoluzione un de del um, isoftalico Offre una, sicuramente una migliore protezione all'acqua, ma è un prodotto poco utilizzato, no? o perlomeno molto meno utilizzato dell'altro, perché chiaramente è molto più costoso. Questi sono i tre tipi di gelcot, e bisogna conoscerli, bisogna sapere perché, ovviamente, eh, sapere che tipo di gelcot utilizza eh, magari certi tipi di imbarcazioni ci, fa, ci potrebbe far comodo. E, ovviamente, quando parlavamo di mat, vi ho fatto vedere che sono tessuti. Eh, accoppiati che magari possono essere soltanto matte, matte, più una storia di vetro intrecciata. E ovviamente, quando viene intrecciata, diventa da matte, diventa accoppiato. No, e sono disponibili, ovviamente, in diverse grammature, ma soprattutto in diverse, ovviamente, dimensioni, proprio per dare più o meno meccanicità in base alla tabella di eliminazione che abbiamo individuato per un tipo di barca. Se deve fare 40 nodi, 50 nodi, o 30 nodi, o, oppure. Se una barca che invece è sufficiente, magari perché ha una navigazione fatta soltanto in ehm, una navigazione, diciamo non planante, quindi dislocante, <coughs> Fabrizio Cornacchione domanda: da <ride> potremmo avere eh, una classifica dei marchi leader? Ma guarda, non lo posso dire in diretta perché, ovviamente, per me. Insomma, è importante eh, avere rapporti con tutti, ma la conosco molto bene e te la posso anche dire in privato a quattro occhi quando ci vediamo. Però sì, c'è una classifica ovviamente no, di prodotti che vengono utilizzati più o meno buoni, ve li farò poi insomma, quando faremo i vari, le varie masterclass ne potremo tranquillamente parlare. Ho parlato di cose che probabilmente monti sono sconosciute quindi magari perché del settore parliamo di cose magari invece conosciutissime però diciamo che è una parte molto tecnica mi dispiace poter eh, stare soltanto diciamo tre quarti d'ora un'ora su questo argomento perché voi considerate che ogni punto che ho toccato potremo starci tranquillamente una giornata perché su ogni cosa ci sono mille cose da dire no? e mille eh, approfondimenti da fare. Eh, perché voglio parlare di queste cose, mi sento di parlare di queste cose perché a differenza magari di un commerciale puro tradizionale che magari è sicuramente più bravo di me, eh, io ho avuto la, non so se la fortuna o la sfortuna, ma il fatto di aver avuto un cantiere. Operativo che praticamente ha lavorato per tanti anni, ha prodotto per tanti anni. Mi ha consentito di avere di, di sviluppare comunque diciamo un'esperienza che eh, sarebbe stata impossibile se non l'avessi fatto, ehm, ovviamente se non l'avessi fatto eh, in prima persona, eh, sì, esatto, Antonio. Può essere anche elastica. Ce ne sono mh, di diversi tipi, ma ovviamente. Abbiamo adesso affrontato un argomento che è un argomento dove ci potremo fare veramente una vita, ma eh, l'abbiamo fatto in maniera molto veloce, ma era per fare una carrellata no, proprio, e fare un'infarinata molto veloce di quello che succede no, là dietro, cioè nel mondo praticamente della, della nautica, insomma, dove si fanno le produzioni, dove comunque ci sono tanti miei... Eh, diciamo eh, per, da tante persone tanti amici che conosco che, che producono e che insomma tutto il giorno hanno a che fare con questa roba eh, c'è anche Salvatore Liguori che fa parte del nostro gruppo che praticamente è stato un produttore bravissimo è un produttore bravissimo anche oggi perché comunque insomma ha sempre fatto eh, un lavoro pazzesco e quando con lui siamo a cena e parliamo di tecnica andiamo sempre a parlare di resinature, di Insomma, di problematiche come sono state risolte da lui, come sono state risolte da noi, insomma, bellissimo perché è un confronto continuo. E niente, mi, so, mi sentivo di darvi ovviamente insomma, queste informazioni, spero che vi siano state utili, magari interessanti, magari un po' noiose per qualcuno, però diciamo che è sicuramente un qualcosa che non tutti possono raccontarvi perché se non hai insomma, fatto la produzione, fai fatica a conoscere certi passaggi, ma poi quando ci vedremo in aula potremo magari parlarne eh, ovviamente in maniera molto più approfondita e star lì ovviamente a mh, diciamo a discuterne magari sicuramente più nel profondo. Eh, Giuseppe Messina dice, scusami Stefano, ma per chi è profano del settore come me non sarebbe meglio mandare dei video per far vedere i diversi tipi di eliminazioni più che le, care, le tipologie di le materiali, sì, ma come faccio a fare dei video? Cioè faccio dei video dove... Come faccio devo farli dovrei crearli eh, non è facile magari quando ci vediamo in aula vi faccio dei disegni vi spiego un po, un po meglio ah, ho portato anche i masterclass in cantiere ragazzi molti, molti ragazzi eh, molti sono venuti in cantiere da me a vedere insomma un po le barche come funzionano certe cose come si fanno eh, magari anche delle visite come si, cosa si deve controllare magari nelle, nelle perizie cosa si deve verificare No, eh, poi insomma eh, andremo anche a vedere magari eh, tra le mille cose che abbiamo in mente ma purtroppo con il covid siamo tutti fermi da un po' abbiamo ovviamente eh, eh, era in programma quando facciamo i meeting e li facciamo ovviamente eh, nei cioè, mh, li facciamo in aula poi potremmo anche avevamo anche programmato di andare in un cantiere a vederlo è vero Fabio, hai ragione che si, si trova tutto su Youtube perché c'è tutto però andare a vedere in prima persona eh, nei cantieri è sicuramente una cosa diversa no? e lo faremo quanto prima ok mm. eh, dici le nuove frame di ammettere navi su pittura con il jacob eh, sì sì ma per carità le cose sono andate avanti ce ne sono tante Antonio Cioè, io ho toccato dei punti, ma eh, qui possiamo aprire ovviamente, cioè il mondo è, è vastissimo. Cioè, abbiamo fatto veramente abbiamo toccato eh, l'un centesimo, un centesimo di quello che bisognerebbe dire, quindi insomma potremo veramente parlarne, ovviamente, insomma, eh, una vita. Eh, Luigi Muscelli dice: Ho avuto la fortuna di vedere lo stampaggio degli Asimuth. sì, ma basta andare in giro insomma, e vi ci porto il prima possibile. Perché comunque potremo vedere proprio come vengono prodotte delle barche, cosa vuol dire insomma eh, sentire l'odore della vetrolesina. Beh ragazzi, per oggi era tutto perché comunque dovevamo fare una cosa carrellata. Spero che sia stato interessante per voi e vi sia insomma eh, piaciuto. So che magari con i video era un po' meglio, ma insomma, mh, eh, eh, Giuseppe, magari ecco come ti ha suggerito Fabio, vai magari. Eh, su youtube cerca di reperire più informazioni possibili lì potrei trovare un po' tutto però sicuramente eh, se possiamo lo faremo dal vivo che è molto molto più efficace e più bello eh, quindi grazie ragazzi che vi sia piaciuto ho visto anche Yuri che insomma mh, ovviamente mi è piaciuta comunque cercherò di, di, di portarvi il prima possibile magari qualche video anche rosa dice bella diretta grazie mi piace la parte tecnica non sono molto in linea col commerciale ah, capita una, una donna che gli piace più la parte eh, tecnica mi piace molto perché di solito è più è molto maschile però insomma va bene ognuno ha le sue competenze e... grazie a te Luca e... grazie Cornacchione grazie Fabrizio grazie Daniele grazie Antonio mi fa piacere un abbraccio a tutti ragazzi vado a fare la pappa anche se sono a dieta ho perso 8 kg nell'ultimo mese e mezzo e un po' funziona Ragazzi, grazie mille, c'è la Mati che vuole salutare, eccola, la nostra tennista che è tornata da poco da tennis, è andata bene Mati? Si è divertita? Sì. è stata bravissima nel rovescio? No, hai vinto nel rovescio, vero? Troppo bella. <ride> grazie ragazzi, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi, un abbraccio, ci vediamo lunedì, ci vediamo ragazzi e mi raccomando, prossima settimana tutti quanti a, al parriccione cioè vabbè voi ovviamente lo faremo in streaming però dal parriccione faremo questo grande evento ragazzi 20-21 sabato e domenica eh, iscrivetevi perché ancora insomma, potete qualcuno so che che praticamente insomma eh, potrebbe aver ricevuto qualche un, uno dei biglietti omaggio spero che qualcuno l'ha ricevuto comunque ragazzi grazie eh, ci vediamo ovviamente il 20-21 Ovviamente, cercherò, Federico, di portarci Sicuramente, eh, grazie anche a te, Giovanni. Eh, grazie, Dani, per l'amati, la Ci ha fatto un complimento. Tu che sei bellissima, è vero? Tra lui e il piccolino sono due bimbi un po' pischeri, però grazie. Un abbraccio, ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao.